Buonasera, eccoci qua, benvenuti a Fuorigioco e anche oggi, come ogni lunedì, proveremo ad emozionarvi a parlare di calcio, anche se sappiamo che il calcio in questo momento non si sta giocando nel calcio dilettantistico. Motivo per cui, per farlo nella maniera più emozionante possibile, abbiamo il piacere oggi di avere, tra l'altro, vestita di rosso, una splendore, che è la nostra Federica. Ciao Federica. Ciao Franco, grazie mille per il complimento. Ci mancherebbe. Ti riporto perché tutti me lo fanno per la strada, dico ma Federica, allora io ti dico che il popolo biancorosso è da bene, mi fa molto piacere. Bentornati tutti voi sempre qui a Fuori Gioco. Vogliamo salutare il nostro Federico, qui con noi anche oggi. Buonasera. Diciamo che oggi Federico è un po' arrabbiato dalla partita di ieri sera tra Roma e Inter, che mi ha un po' deluso, perché speravo, da tifoso interista, sognavi l'impossibile praticamente. Purtroppo tifoso interista, speravo che magari ci fosse veramente questa zampata, invece non è arrivata. Sei un po' amareggiato. Un po' amareggiato. Bene, allora oggi ho un ospite speciale qui con noi, abbiamo il piacere di avere Davide Morselli, nuovo allenatore del Dueville Calcio. Buonasera Davide. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qua. Ricordiamo un po' che questa è la tua prima esperienza da allenatore della prima squadra. Sei stato negli ultimi 2 anni, hai fatto da secondo al mitico Enrico Cunico al Campodarsico, facendo anche 2 stagioni importanti e vincenti. Prima ancora, se non erro, sei stato nel settore giovanile del Vicenza, del Real Vicenza, giusto? E l'Alto Vicentino. L'Alto Vicentino. Quindi Davide, la prima tua esperienza, diciamo, da prima squadra inizia da quest'anno. Sei preoccupato? Avrai tanto entusiasmo e voglia di fare, immagino. No, preoccupato assolutamente no, perché comunque anche grazie appunto a Enrico sono forgiato, penso. Sono anzi fiducioso, carico e ho molta voglia di iniziare la stagione. A proposito di Enrico, tu l'hai preso un po' come modello, è un modello vincente, no? Cosa pensi di aver tratto maggiormente da lui come insegnamenti? Ma questa è una domanda che mi fanno in molti, su cosa hai rubato, cosa ti ha insegnato Enrico. Come hai detto te, comunque la sua carriera parla per lui e quindi è sempre stato anche fortunato e bravo in essere in piazze che volevano vincere. E su questo anche mi ha forgiato anche a me sulla volontà di vincere, ed è una cosa che porterò dal punto di vista della mentalità anche a Dueville. E non c'è insomma una cosa che possa avermi insegnato, è anche la quotidianità, è anche gestire magari piccoli o grandi cose ogni giorno. Giorno dopo giorno si va alla vincita. Cara mia, stavo pensando, Davide, alla nuova esperienza di Dueville, no? Avendo tu un'esperienza forte con i giovani, come giovani di storia, giovani importanti, penso che hai trovato forse la dimensione giusta a Dueville, visto che so che Dueville, merito questo del mio amico Pozzato, voglio dire, ha una squadra fatta di molti giovani, quindi allenerai una squadra di giovani, giusto? Perché sì, c'è il giusto mix fra giovani ma anche giocatori più esperti, essendo che comunque in prima categoria hanno come eccellenza promozione anche Serie D, deve giocare solo un ragazzo che ha 20 anni, che secondo me è relativamente giovane per il calcio, sì. È giusto che a 20 anni ti sappia muovere in campo, però è vero, è una squadra dove ci sono anche una forte componente di ragazzi, mi parlano tutti bene dei ragazzi giovani lì, anche comunque il settore giovanile del Dueville è assolutamente un buon settore giovanile, anche delle buone affiliazioni con società importanti e quindi sono, ti ripeto, volenteroso di conoscerli anche sul campo, li ho già conosciuti tutti fuori, giovani e meno giovani. Abbiamo fatto una piccola sgambata nel rispetto delle norme di questo periodo mercoledì scorso, non erano tutti presenti ma gran parte del gruppo sì, e speriamo pian piano di mettere sempre più allenamenti nelle gambe. Ho visto nel tuo curriculum che c'è scritto che facevi il match analyst. Sì, diciamo che sai che adesso va di moda usare termini inglesi, fa un po' più figo, diciamo. Sì. No, è una semplice figura che comunque facevo da secondo a Enrico, però mettevamo dentro anche questi lavori settimanali in cui possono essere delle riprese video. Grazie all'organizzazione della società che avevamo alla Luparense ci arrivavano i video degli avversari, nonché della nostra partita, e su quei video tu puoi lavorare in qualsiasi modo, dal semplice estrapolare delle immagini, dal migliorarti te stesso, quindi magari delle cose che non sono andate bene, farle rivedere la squadra, tante cose. Questo sarà possibile farlo anche in prima categoria o è più complicato? Dovrò essere, secondo me, bravo io nel somministrare delle piccole pillole. Perché comunque ho visto, una delle prime cose che mi hanno detto, hanno già installato in tempi passati una telecamera sopra lo stadio, sì. E quindi c'è già
le riprese sono già organizzate per le partite in casa. Non nascondo che mi piacerebbe vedere anche gli avversari, perché comunque arrivi alla domenica più preparato, vediamo se riusciamo a organizzare anche questa cosa qua. Però insomma anche in categorie come la prima categoria, la promozione, so che anche in promozione qualche mio amico collega lo faceva, si può fare, penso che per i ragazzi possa essere sempre qualcosa in più per farli crescere. Beh, sicuramente sempre di più si sta ricercando questa nuova abitudine di filmare le partite, perché così poi, anche perché penso che a volte un giocatore, magari per quanto tu gli spieghi al martedì ha sbagliato così, 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 faglielo vedere e magari lo aiuta di più. Ah, quindi non lo fate anche solo per le donne, per spiegargli no. Come funziona il fuorigioco, quelle cose lì, no. Lo fate anche per i calciatori, ok? Noi a Bolzano Vicentino abbiamo il martedì sera la Federica che verrà proprio a spiegare il filmato della partita ai giocatori e questa è la maniera per tenerli più concentrati, hai capito? Riusciremo. Questo arduo compito, di avere anche questo. Chi può, chi non può. E poi quando dovrà giocare la partita a Berton Due Ville, magari chiamerà Franco, gli cercherà di carpirgli i segreti del esatto. Berton. I segreti del Berton. Allora, che ci saranno dei bei segreti se andiamo avanti così. Bene, allora, parlando di... Sì. Di la tua, parla. No, beh, non mi piace parlare tanto degli avversari, sono sincero. Sto conoscendo questa categoria, reputo i miei ragazzi migliori, quindi parto da questo presupposto. Fai bene. Quindi, però vedo che tutte le società si stanno attrezzando, è un bel campionato insomma. Sicuramente è un bel campionato. L'importante è che parta sto campionato, perché non lo so, qua cosa dici tu? Io rimango sempre ottimista, ma per linea generale, sennò è brutto portare negatività, ci rifermeremo, non ci fermeremo. Dalle voci che sentono, anche in altre regioni, ho visto Lombardia e Piemonte, hanno già dato delle date. Penso che il Veneto a breve si allineerà. Anche Federico, tu ne sai qualcosa? Ma noi abbiamo sentito Piton 15 giorni fa, esatto. E lui ci ha detto appunto che l'inizio del campionato dovrebbe essere tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Credo che ormai l'orientamento sia questo. Ormai ci stiamo arrivando. Penso che sta settimana dovrebbe essere una settimana decisiva per sapere le date. I dati del coronavirus sono sempre più in diminuzione e quando ci sono 150-200 casi in tutta Italia vuol dire che evidentemente il fenomeno è più contenuto e quindi questo ormai è una tendenza che c'è quasi da un mese. Io credo che insomma si possa cominciare veramente ad iniziare. Sai come la penso io? Io non lo vedo neanche un problema, il coronavirus, quindi io inizierei ancora subito domani mattina. Comunque voglio dire, so che dico una cosa che darà fastidio a molti, però dico la verità purtroppo. Detto questo, quando inizieremo la preparazione, Davide? Come ti ho detto, noi ci siamo ritrovati mercoledì scorso per una sgambata, per un ritrovo, ripeto, sempre nel rispetto delle norme di questo periodo. E anche questa settimana faremo un ritrovo, se riusciamo settimana prossima vorremmo farne due e poi gli lasciavo 15, classici 15 giorni liberi delle prime due settimane di agosto e poi ufficialmente il 18 agosto è lo start. Tu lavori con un preparatore atletico? Fai tu la parte atletica? Cercheremo di lavorare sia dal punto di vista atletico che tecnico-tattico insieme. Quindi non vuol dire che non utilizzeremo mai i lavori a secco, però cercheremo, essendo che secondo me c'è poco tempo a disposizione con tre allenamenti a settimana, e di cercare di fare lavori il più possibile, intanto divertenti per i ragazzi, divertenti nel senso non annoianti, come secondo me possono essere poco coinvolgenti fare giri di campo, di pista o altro, ma cose che ti allenano sia dal punto di vista mentale che fisico. In staff ho conosciuto secondo me due bravissimi ragazzi che sono Davide Zanella, che ha smesso di giocare l'anno scorso, proprio certo. In queste categorie, e una figura storica, Sandrigo, che mi ha detto di salutarti, che è Alessandro Facin. Mitico Ale, mio grande amico Alessandro Facin. Ne abbiamo combinate di ogni assieme. Mi ha detto un messaggio che era un po' enigmatico. Abbiamo fatto una vacanza di Ibiza fantastica e meravigliosa. Non avevamo dubbi che quando Alessandro, hai queste amicizie. Alessandro, tra l'altro, Alessandro è un ragazzo composto, bravo, anzi lo salutiamo, lo saluto affettuosamente. Un grande portiere quando giocava, un grande giocatore e anche un grande bravo allenatore. Infatti ogni anno provo a portarlo a Bolzano, ma lui non si muove da Due Ville. Non riesco. Vorrei portarglielo via a Beppe Pozzato, fargli proprio lo sgambetto, hai capito, mio amico Beppe, ma non riesco a fargli. Ma prima o dopo ci riuscirò, Beppe, a portarti via Sandro Facin. Preparati. Mi sa che ti toccherà organizzare un altro weekend a Ibiza come vecchi tempi. Esatto. Prima a portarti via mi sa Beppe. Prima a portarmi via Beppe, è vero. Bene ragazzi, io adesso andrei un attimo in pubblicità. Ci vediamo qui subito fuori gioco. Bene. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno.
Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Qui, bentornati a Fuori Gioco con il nostro grandissimo Franco, che giustamente anche ha sbagliato, lo correggiamo un attimino. Franco, tu grandissimo esperto di calcio, dovresti sapere che non era il Campodarsico ma la Luparense. Lo so, ma io ho sbagliato appositamente per vedere se tu eri attenta e concentrata. E mi stanno felice, formando ragazzi. E sono felice di vedere che te ne sei accorta, complimenti Federica. Veramente. Una volta. Con te non si sbaglia mai. Bene. Perché sei sempre pronta a correggere. Fantastica. È arrivato il momento di dar parola a Federico. Di cosa ci parli oggi? Ma oggi vi parlo di allenatori, perché visto che c'è Davide che è un allenatore giovane e nuovo, volevo fare un attimo una disamina degli allenatori, come è stato il mercato, diciamo così, tra virgolette, degli allenatori. C'è stata una certa stabilità, diciamo, non ci sono stati tantissimi cambi. Cominciamo a prendere per esempio la Serie D. Il Cartigiano ha confermato Ferronato, in eccellenza è rimasto Molinari a Camisano, è rimasto Maino a Bassano ed è rimasto Zenorini a Schio. Ha cambiato solo il Montecchio, dove è arrivato Stefani. Tra l'altro Stefani doveva andare proprio a Due Ville e invece è stato richiamato dal Montecchio. In promozione invece i cambi principali ci sono stati alla Rocca, dove è arrivato Beggio, alle Torri. Io dico sempre le Torri in promozione, in realtà ancora non è ufficiale la promozione delle Torri, dove arriva Taccardi, e a Longare, dove c'è Spollon. Sugli altri campi invece a Chiampo, Rezzadore, a Callonio Piccoli, a Cornedo Clementi, all'Eurocalcio Fabian, sono rimasti gli allenatori dello scorso anno. Quindi c'è stata una certa stabilità del quadro degli allenatori. E questo, l'Eurocalcio, scusami, ha cambiato? Perché c'era l'Eurocalcio, c'era Comacchio, adesso c'è Fabian. Che è andato. Quindi, a tombolo. E anche nelle categorie inferiori non ci sono stati tantissimi cambi. Un po' è dovuto al fatto che la scorsa stagione è stata praticamente una stagione a metà, nel senso che si sono giocate solo 22 delle 30 partite in programma, e quindi molte società hanno deciso di continuare con gli allenatori che avevano in casa. Quindi questa c'è stato. Invece a Berton Bolzano avete cambiato allenatore. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso mister Nicola Motterle. Al posto di Zuccon. Al posto del mitico Gigi Zuccon. C'è stata anche una tendenza a promuovere allenatori dalle giovanili. Davide è un caso, a Montecchio è arrivato Stefani, che era allenatore delle giovanili. La stessa cosa, le stesse scelte sono state fatte anche al Dal Brenta e in altre società. Come si suol dire, largo ai giovani, giusto Davide? Beh, come i ragazzi, i calciatori del settore giovanile sono il serbatoio per il futuro di una prima squadra, lo possono essere anche i mister. Assolutamente. A proposito di questo, ci chiedevamo io e Federica se sei contento della campagna acquisti fatta da Beppe Pozzato del Due Ville. Assolutamente. Beh, siamo ancora in fase di conclusione. Ci mancano un paio di tasselli, ma che abbiamo già individuato, solo che sai, come stai conoscendo, o almeno io sto conoscendo, te lo saprai meglio di me, ci sono anche dei tempistiche da rispettare di certe società che fanno un po' le bizze. E mi sa che non ci vuole raccontare niente degli acquisti che ha fatto. No, praticamente è stata fatta una scelta, comunque anche pre Morselli, diciamo, di fare una scelta di riconferma di gran parte del gruppo. Bello. Perché comunque secondo la società era un gruppo valido. L'anno scorso c'erano stati dei problemi, però era un gruppo valido, l'anno prima appunto era stato cambiato molto e quindi si cercava di dare una certa continuità a questo gruppo.
E parlando poi con il direttore, con Pozzato, si è scelto di individuare delle caratteristiche su dei 4-5 persone o caratteristiche di giocatori che potessero dare quel qualcosa in più a questa squadra. Sì. E tre ragazzi li abbiamo già individuati e sono contentissimo, è contentissimo anche Beppe che abbiano accettato ed è la scelta su di loro. Adesso, come ti ho detto, mancano un paio di ragazzi giovani. E... sì, ricordiamo i tre acquisti sono Matteo Sato, che conosco molto bene perché ce l'ha avuto a Bolzano, è un giocatore di assoluta qualità. Poi avete preso a centrocampo Lissa Dal Pra, esatto, e Peruzzo, che tutti ne parlano molto bene, perché insomma ha un buon curriculum dal settore giovanile e dopo viene da 2 anni di ripresa dopo un infortunio, certo. Quindi ragazzo di assoluto valore sia dentro che fuori dal campo. La scelta che abbiamo fatto noi è pochi acquisti, se si possono definire comunque 4-5 pochi acquisti persone. E Beppe Pozzato, come solito, però... pochi acquisti e tanti soldi, spendi troppi, secondo me dovresti spendere un po' meno, io la penso così. No, ogni giocatore che è arrivato, che arriverà, è quello che abbiamo scelto, che ci doveva fare un gradino, quello sì, dal punto di vista della mentalità e dal punto di vista della qualità, oltre che essere un ragazzo di un certo tipo, secondo me. Forse ci sarà bisogno di un attaccante, no? Come ho detto, mancano un paio di tasselli. Ripeto, li abbiamo individuati, sono ragazzi che conosco anche bene. Adesso non mi sembra giusto parlarne qua, però bisogna aspettare anche tempi di direttori, di società. Ci sono cose che io sto un po' comprendendo ancora di questa categoria, quindi rispetto i tempi di altre persone. Con questa scusa dei tempi intanto non hai spoilerato niente. Sì, no. Ci ricorderemo di questo. Ma lui fa, ma l'hanno imbottonato prima di venire qua. Così vengo un'altra volta per dirveli. Hai capito? Tutti, il ragazzo è intelligente. Ma che a Dovese, tutti furbi, Fede, non sta a credere. Questo che Bolzano. Bene, ma la domanda mia è questa a sto punto. Inizia una nuova stagione, hai già un'idea di come fare calcio, nel senso tu hai una tua filosofia di tattica o ti adegui un po' al gruppo con cui lavori? Parlare di moduli, secondo me, essendo che non conosco il gruppo in campo, l'ho conosciuto a chiacchiere, a voce, parlando singolarmente, secondo me è prematuro e anche la richiesta di fare questi piccoli allenamentini in questo periodo era appunto per iniziare un po' una conoscenza reciproca, però idee sul modulo non assolutamente. Logico che il mio modo di vedere il calcio è un calcio attivo, calcio propositivo, calcio offensivo e aggressivo, sono sincero, quindi di certo con qualsiasi poi schieramento ci metteremo in campo, ma cercheremo di essere assolutamente propositivi in campo per vincere le partite. Non facciamo nessun tipo di proclamo, però vogliamo provare a vincere ogni domenica. Cioè praticamente Federica, il buon Davide vogliono fare l'opposto di quello che hai fatto tu l'anno scorso. Sì. Utilizza lo stesso schema che il tuo, il schema dell'aggressione, hai capito? Cioè, non è vero. Attaccare alto, perché attaccare alto si dice così. Beh, nel lavoro sì. Attaccare nel lavoro alto. Sì. Assolutamente. Oh no. E invece, scusa Davide, adesso che viene avanti questa questione del protocollo, avete pensato come gestire gli allenamenti o ancora è prematuro? È stato concesso il contatto, quindi sì. In campo, fra virgolette, non ci sono particolari problemi. Logico che al di fuori del campo, come il discorso delle borracce, sono state evitate, la doccia è stata evitata, su quelle cose lì stiamo più attenti, però in campo da protocolli nazionali, soprattutto in regione Veneto, no, è stato dato via libera come i calcetti dei normali cittadini e quindi su quello non c'è problema. L'altro giorno ho incontrato un giocatore del Vicenza che veniva da allenamento, arrivava in macchina, ancora cambiato, sudato dall'allenamento. Ci siamo fermati un attimo a parlare, mi ha detto che praticamente la mattina gli consegnano la maglietta, i pantaloncini per il giorno dopo. Sì. Poi lui arriva già cambiato, fa l'allenamento e finito l'allenamento torna a casa e si fa la doccia a casa. Per quello che io dico che sta roba qua non la vedo così molto fattibile, però per cui non lo so, questo è il mio punto di vista che trovo assurdo, cioè non riprendiamo a giocare in questa maniera qua, cioè pensare che uno parte, arriva, è sudato, riparte, va a casa, vabbè. Sì, non so. Soprattutto in inverno tu io la trovo una cosa fuori luogo forse. In inverno io andare spero via... che con l'inizio della stagione sia possibile tornare a fare il calcio come eravamo abituati. Sinceramente ho anche aspettato nell'inizio di questi allenamentini nel momento in cui c'era il contatto permesso,
perché prima secondo me serviva poco sia a me che a loro. Bene, bene. Io vorrei ringraziare Davide per la sua presenza. Grazie a voi. E ci vedremo più avanti, così magari ti sbottoni un pochino. Esatto, così avremo la rosa ufficiale. Magari ti invitiamo qua la prossima volta insieme a Beppe o a Alessandro. Volentieri, con tutti. Tutti e due vengono qua, così li prendiamo un po' in giro assieme. Esatto. Volentieri. La sua passione. Sì. Ringraziamo Federico per la sua presenza. Speriamo di vederci ancora la prossima settimana. Direi di sì, anche perché nel qua frattempo poi stiamo facendo un overdose di calcio televisivo, perché praticamente tutte le serie ci sono partite. Ci riprendiamo con il calcio in televisione. Esatto, basta che non mi arrivi più con il broncio come stamattina. Ma lascia stare l'Inter. Vi ricordo di seguirci nei social, di guardare i video che carichiamo sul nostro canale LP Network. Ringrazio Franco. Ci rivediamo quando, quindi lunedì prossimo, sempre alle 17.30, sempre su TVA. E speriamo ancora tu sia vestita di rosso, che rosso è sempre un bel colore. Bene, grazie e arrivederci.